Con un gol per tempo il San Nicolò fa suo lo scontro diretto salvezza col Monticelli, bissa il successo di Recanati e dà tanto ossigeno alla sua classifica, gara combattuta nella quale lucidità e cinismo sono state armi fondamentali per l'11 di Campanile. Si è giocato di sabato al Tiberio Orsini, ex Castrum di Giulianova, gremita la piccola tribuna dell'impianto dell'Annunziata. San Nicolò con gli stessi 11 che hanno firmato il blitz di Recanati, nel Monticelli il tecnico Stallone fa partire dalla panchina l'ultimo acquisto, il centravanti Ragazzu, ex della gara. La cronaca si apre al nono con il colpo di testa di uno dei più piccoli in campo, Marra, fuori di poco. Dopo un paio di minuti tocca a Maisto, che approfitta di un errore di Sosi e va al tiro. Marani para senza problemi. A metà tempo si fa vedere anche la compagine ascolana con Pedalino dalla distanza. Gori è attento. Al 26esimo Di Benedetto si accentra e va al tiro, ma la conclusione del match winner di Recanati non è precisa. La partita scivola via sui binari di un equilibrio che viene definitivamente spezzato da una palla inattiva al 41esimo, punizione di Chiacchiarelli. Davanti alla porta va giù Maisto, che però con grandi riflessi da terra è lestissimo a sfruttare la torre sul secondo palo di Di Benedetto e in rovesciata batte Marani. 1-0 e terzo centro in campionato per Maisto, a secco di gol dal derby vinto col Pineto. Nella ripresa pronti via, il San Nicolò ha subito il pallone per chiudere la partita. Bel lavoro di Di Benedetto che si gira e calcia in maniera perentoria, ma il palo gli nega il gol e poi il tapin di Maisto finisce al lato. Superato il pericolo, il Monticelli dà inizio al suo forcing a caccia del pari. A cavallo del quarto minuto ci provano prima Gesuè, poi Ciabuschi con un tiro cross. Proprio quest'ultimo è una spina nel fianco per il San Nicolò e si rende ancora pericoloso al decimo, ma non c'entra la porta. Al 12esimo arriva il pari del Monticelli, tuttavia annullato per posizione di fuorigioco. Sull'episodio il tecnico ospite Stallone avrà da recriminare nel dopopartita. Superata la fase più delicata, il San Nicolò non rischia più nulla, controlla e colpisce al 33esimo. Petrogno recupera palla sulla tre quarti, Massetti avanza e scarica un destro violento e angolato sul quale Marani nulla può. 2-0 e partita chiusa, con la compagine teramana che in pieno recupero sfiora anche il tris con il neo entrato tedesco servito da Massetti, ma il passivo sarebbe stato poi troppo pesante per un Monticelli sempre penultimo e ancora secco di vittorie, quelle che stanno trovando Campanile e i suoi giocatori, e con esse un po' più di serenità. Mi auguro che questa sia una svolta, sicuramente questa era una partita fondamentale per il nostro futuro, perché essendo uno scontro diretto questa è una partita che vale doppio, vale. Penso che l'abbiamo interpretata nella maniera giusta, dopo un primo tempo giocato a mio avviso molto bene, sia a livello tecnico che a livello di atteggiamento e di aggressività. Poi è normale che il secondo tempo loro si sono sbilanciati, hanno messo una punta in più, quindi i primi 20 minuti ci hanno creato dei problemi. Poi abbiamo fatto qualche correzione e penso che abbiamo portato la partita in porto meritatamente. Non mi ricordo nessuna parata del mio portiere, quindi vuol dire che è stata una partita meritata. Ecco. Sinceramente, ti sei mai sentito a rischio? Io ero cosciente che se i risultati continuano a non venire poteva succedere anche questo, ma penso che nella regola del calcio, insomma, i risultati poi sono quelli che contano. Comunque ancora una volta voglio ringraziare tutti i giocatori per quello che mi hanno dato, la società che ha avuto pazienza fino ad oggi e probabilmente ha creduto pure nel progetto mio giovane, sono orgoglioso. E solo un episodio poteva cambiare la partita. Poi secondo me abbiamo avuto i primi 25 minuti del secondo tempo dove ho visto un grande Monticelli, abbiamo creato secondo me tante palle gol importanti, meritavamo il pareggio, i giocatori mi dicono, soprattutto quelli che si stavano scaldando, che il gol in fuorigioco era regolare perché c'era il numero 6 che li teneva in gioco, loro stavano sulla linea della palla, quindi cerco di crederci. Poi chiaramente nel finale abbiamo cercato il tutto per tutto, mettendo le punte over e cercando di giocare sul guizzo, sull'esperienza, con queste palle buttate in mezzo, ma lì era per poterla riaprire, invece chiaramente loro l'hanno chiusa, anche perché devo dire che loro sono stati sempre in partita, sempre attenti, sempre concentrati e vogliosi del risultato.